Così come capita quasi a tutti, Tommy credeva d'essere meglio degli altri. Fin da piccolo aveva una specie di tarlo strafottente dentro la testa che gli ripeteva d'essere uno speciale, uno che avrebbe spaccato il mondo e avrebbe ottenuto tutto ciò che tutti desiderano: soldi, donne e notorietà, vivendo senza che nessuno potesse dirgli che cosa fare. Ma in realtà era solo un bambino chiassoso e così rimase per tutta la vita, giocando a calcio con tutta la sua grinta, ma alla fine smettendo senza aver ottenuto nulla, a parte una vite di metallo a tenergli insieme un ginocchio, sbattendosene della scuola, sbattendosene del futuro, come se questo non sarebbe mai arrivato a presentargli il conto. Camminando con i gomiti larghi, come per occupare più spazio possibile, suonando la chitarra senza mai imparare davvero a farlo, scrivendo testi pieni di stupidaggini stereotipate, di rabbia posticcia, di amore utopico o al contrario rancoroso, di ribellione infantile, di proteste e polemiche senza cognizione di causa, prendendo per arte e per verità gli stupidi concetti che gli stavano rovinando la vita. Guardandosi intorno con una ridicola faccia da duro e poi obbedendo ingrugnito agli ordini del suo capo, aspettando la pensione per poter finalmente sputargli in faccia, in senso letterale, naturalmente, mangiando come un bufalo, fumando come una ciminiera, bevendo come una damigiana, guidando una moto rumorosa lungo gli stessi tragitti nelle giornate di primavera, parlando delle stesse cose negli stessi posti, tifando la stessa squadra di una città che non aveva mai neanche visitato, provando gioia e soffrendo per quelle vittorie e quelle sconfitte in cui ovviamente non aveva il benché minimo ruolo, se non quello di urlare e bestemmiare dalla scomoda sedia di legno di un bar, tenendo i capelli lunghi e sporchi anche dopo che gliene erano rimasti ben pochi, litigando ogni qualvolta qualcuno gli diceva una parola storta e cercando di scopare più ragazze che poteva, soprattutto quando queste erano ubriache fradice, sposando una di loro senza che nulla li legasse davvero e lasciando che il matrimonio andasse a rotoli, fregandosene poi perfino di suo figlio, con la vecchia scusa che i giovani devono fare i propri errori. Le scuse che ci diamo, oltre che le stupidaggini che prendiamo per vere, ci rovinano la vita, senza che nemmeno ce ne accorgiamo, fieri di ciò che stiamo facendo, come i condannati che sorridono sulla forca, buttando tutta la vita per quel misero, sciocco momento di rivalsa. Finì come sempre finisce. Il mondo spaccò lui, in uno dei mille modi in cui può farlo. Un banale infarto in questo caso. Un martedì sera, mentre ci stava dando sotto, davanti a un porno. Allora qualcuno lo raccolse e gli mise un abito elegante, anche se Tommy non ne aveva mai indossati di abiti eleganti. Poi chiuse il suo elegante cadavere in una cassa e portò la cassa in una chiesa. Un prete celebrò il funerale, invocando per lui la misericordia di un Dio a cui Tommy non aveva mai creduto. Tuttavia, il defunto non si era mai preso la briga di sbattezzarsi o di ufficializzare in un altro modo la sua posizione. Così, formalmente, il suo cadavere era ancora a disposizione della Chiesa e la sua anima era ancora a disposizione del presunto Dio, che ci osserva tutti dal cielo, lisciandosi il suo barbone bianco. Dall'altare il religioso parlò di vita eterna, di perdono e di anima, senza considerare che, al termine della notte, a molte persone non ne rimane nemmeno un briciolo di anima. Finita la celebrazione, qualcuno caricò di nuovo la cassa nel carro funebre, mentre gli amici motociclisti acceleravano per far ruggire i motori, in onore del loro defunto fratello acquisito. L'autista condusse la bara fino al cimitero, seguito da un corteo di auto. Nella prima c'era la madre di Tommy, inconsolabile e allo stesso tempo sollevata dal fatto che il destino l'aveva liberata dal peso di quel figlio che una volta era stato un bambino sorridente e sempre felice.
ma che, imbrogliato come tanti dai trabocchetti della società, era diventato litigioso e facile all'arrabbiatura e con cui era costretta a condividere la vecchiaia, visto che il suo pargolo non poteva certo permettersene una propria di casa, dato che dilapidava tutta la sua pensione oltre che quello che guadagnava lui stesso. Nel cimitero qualcuno aveva preparato un loculo in un muro. Il prete disse qualche altra parola ormai stanca, di circostanza. Poi depositarono la cassa in quel piccolo antro buio che un operaio appesantito e scocciato chiuse con mattoni e cemento, chinandosi per effettuare il lavoro e mostrando così involontariamente a tutti presenti la fessura delle sue chiappe che sporgeva dall'aretro dei pantaloni. Qualche mese dopo, quello stesso operaio abbellì quel giaciglio eterno, montandovi una lastra di marmo e una cornice con una foto, in cui Tommy, da giovane, era in posa in sella alla sua moto, fiero e sorridente, come se il mondo, almeno per un po', fosse davvero stato ai suoi piedi.